Allora, sono una psicologa e una psicoterapeuta e per chi non lo sapesse, psicoterapeuta vuol dire che mi sono specializzata altri 5 anni e mi sono specializzata soprattutto sui problemi di coppia. Quindi io vedo soprattutto coppie in crisi piuttosto che persone che hanno problemi amorosi, hanno fatiche nelle relazioni. E soprattutto mi occupo di un tipo particolare di disagio che non so se avete mai sentito, che si chiama la dipendenza affettiva. Mai sentita? Sì? Qualcuno sa, però per chi non sapesse spiego in due parole che cos'è, perché poi sarà il tema che sviluppo nel mio libro. Allora, la dipendenza affettiva cosa vuol dire? Vuol dire che le persone che soffrono di questa dipendenza si attaccano ad un compagno, ad una compagna, annullandosi dentro quel rapporto di coppia e quindi finiscono per dipendere totalmente da quella persona. Non gli interessa più nulla, le passioni, il proprio lavoro, quindi si chiudono in queste relazioni di coppia e questa persona diventa centrale nella sua vita. E quello che succede è che anche se questa relazione non funziona bene, non riescono a chiuderla perché ormai ne sono diventati dipendenti. Sono più donne che soffrono di questa fatica perché la donna, un po' più dell'uomo, cerca la sua realizzazione dentro rapporti affettivi, però anche gli uomini ne soffrono. Questo ve lo dico perché è il motivo per cui il titolo del mio libro è al femminile, quindi la principessa che aveva fame d'amore. Quindi in questo libro io racconto attraverso le storie della protagonista, che si chiama Arabella, come funziona questo disagio, cioè perché qualcuno sviluppa la dipendenza affettiva, perché qualcuno si lega così tanto ad una persona al punto da annullarsi e che cosa succede, ma soprattutto come evitare o come uscirne. Sono molto contenta di essere qua a parlare a voi oggi perché di solito faccio questa presentazione del libro ma ci sono sempre adulti di fronte a me, sicuramente è un tema più adulto, però in realtà credo che sarebbe proprio importante che voi poteste conoscerla per evitare di commettere questo errore che poi quando io tratto nelle mie terapie è molto faticoso, invece se uno sa prima come funziona forse evita di cadere. Quindi quello che spero di fare oggi raccontandovi un po' il mio libro è che voi possiate così vedere se vi ritrovate in qualcosa che vi si illumini la lanterna e dire aspetta, fammi capire se io mi sto mettendo un po' in questa strada. Lo dico perché già in adolescenza comunque ci sono dei segnali di questo disagio, tipo faccio subito degli esempi diretti, non so. Ho seguito per 3 anni una ragazza dai 15 ai 18, per farvi un esempio, che per 3 anni è stata, tra virgolette, follemente innamorata di questo ragazzo, a cui ha dedicato tutta energia, attenzioni, tutto, e quando le chiedevo di raccontarmi come fosse questa relazione, mi diceva niente, che quando lui era disponibile, quando gli girava, la chiamava e lei c'era. Quindi diciamo quando questo ragazzo veniva in mente di chiamarla, lei era subito lì pronta e per 3 anni è andata avanti con questa relazione, mangiando proprio le briciole. Quindi lei aveva voglia di avere qualcuno che le volesse bene, però si, passatemi i termini, zerbinava con questo ragazzo e così è stato poi, l'ho seguita fino a 20 anni, anche in altre relazioni. Lei per esempio aveva questo disagio che poi si è manifestato anche quando è diventata più grande, quindi è un disagio in cui uno un po' si accontenta delle briciole. Perché? Perché, come spiego attraverso la protagonista di questo libro e motivo per cui parlo di fame, chi soffre di questa fatica è un po' a digiuno di affetto, a digiuno di attenzioni, a digiuno di amore che per vari motivi non ha ricevuto nel suo contesto familiare. Questo non per darla dietro a mamma e papà poverini che hanno anche loro le loro difficoltà, però chi soffre di questo disagio e mi racconta la sua storia, mi racconta di genitori che non si sono mica tanto accorti di lei o di lui, che magari avevano a loro volta dei problemi, che erano distratti, incasinati, depressi, non andavano d'accordo, insomma tanti problemi per cui
questa persona è diventata un po' invisibile, soprattutto è rimasta un po' a digiuno di affetto. E allora le persone che vengono da me con questo disagio arrivano proprio affamate d'amore, così affamate che tutto quello che passa un po' in convento lo prendono. Provate a pensare, quando avete fame e andate al supermercato, state lì a guardare gli ingredienti, prendete quello che c'è perché la fame è così intensa che vi nutrite. Lo stesso avviene per la dipendenza affettiva. Mi è così tanto mancato l'affetto che prendo un po' quello che viene, ma soprattutto mi accontento di persone che danno poco. Perché, punto di domanda, se io ho bisogno di tanto affetto? Perché così è stato un po' il mio contesto familiare, quindi io vado proprio a cercare paradossalmente quelle persone che invece che darmi tanto, aiutarmi, mi danno pochino, perché io sono abituata a mangiare poco, restando così sempre un po' a digiuno. Allora, questo è il tema che io tratto. Nella prima parte vedete che c'è una dedica che vi leggo. E scrivo a tutte le straordinarie donne dei miei gruppi che mi hanno concesso di guidarle alla ricerca di se stesse e che, scavando nel profondo del loro cuore, sono riuscite a trovare l'amore. Perché scrivo questo? Perché donne dei miei gruppi, perché nel trattare questa problematica io faccio proprio dei gruppi. Immaginatevi, tipo, avrete in mente gli alcolisti anonimi. Non è proprio così. Però è un gruppo dove chi soffre di questo disagio si confronta. E perché scrivo alle mie straordinarie donne? Donne, ci sono anche gli ometti, però come vi ho detto scrivo donne perché sono la maggior parte. Perché chi soffre di questo disagio è proprio un po' straordinario. In che senso? Nel senso che sono tutte persone in gamba, intelligenti, bravissimi, che sanno capire gli altri, sanno aiutare, solo che fanno tutto questo per gli altri. Non riescono a farli per loro stessi, quindi nonostante siano persone eccezionali, poi non riescono a girare queste loro potenzialità su di loro, quindi sono molto insicure, soprattutto quando cercano dei rapporti affettivi. Allora, vi racconto un po' la storia della mia protagonista, che è come se raccontassi la storia un po' di tutte queste persone. Come vi dicevo, Arabella nasce in questa famiglia e ben presto si rende conto che mamma e papà non conoscono tanto bene la ricetta dell'amore. Quindi uso questa metafora nel libro, sfornano un sacco di pani, ma questi pani sono un po' insipidi, non riescono veramente a nutrire Arabella. E quindi ben presto Arabella si rende conto, anche se lo stomaco brontola, continua a chiedere ai suoi genitori di essere vista, nutrita, amata, si rende conto che questi genitori non ce la fanno. Non ce la fanno non per cattiveria, ma come vi ho detto prima, proprio perché anche loro sono in difficoltà. E spesso sono genitori che a loro volta non sono stati amati a sufficienza. Quando io vedo le mie pazienti, chiedo sempre di raccontarmi, no? Immagino che un po' sappiate come funziona quando vai dallo psicologo, ti fa tutte queste domande, ma tua mamma, tuo papà, ma non le facciamo così per rompere, le facciamo perché vogliamo capire che cosa mamma e papà hanno vissuto, perché non riescono a trasmettere delle cose positive. E spesso scopro che anche mamma e papà non sono stati nutriti e quindi non riescono a tramandare questa ricetta dell'amore. Allora questa protagonista ben presto si rende conto che non c'è nessuno che può nutrirla, che può nutrire il suo affetto. E pian piano inizia a formarsi un buco nello stomaco perché ha fame di questo nutrimento che non arriva. Però succedono degli avvenimenti, no? In questa favola che io racconto. Succede ad un certo punto che proprio mentre Arabella è disperata, perché dice qui io morirò di fame, sente dentro di lei una voce. Questa voce chi è? È una voce che tutti noi possediamo, ma che purtroppo non sempre usiamo bene. Questa voce io nel libro l'ho chiamata la bussola, cioè la bussola interiore che ciascuno di noi ha. Cioè noi tutti abbiamo una voce che sa chi siamo, quello di cui abbiamo bisogno e come uscire dalle difficoltà.
E anche ad Arabella si presenta questa voce, mentre lei piange disperata, dice io qui morirò di fame, dice no, tu non sei da sola, dentro di te ci sono io e anche se non hai genitori che ti possono aiutare, io ti aiuterò comunque a seguire la giusta direzione, per questo l'ho chiamata bussola. E Arabella è molto contenta di sentire che allora c'è una speranza, che anche se non ha ricevuto delle cose dai suoi genitori, dentro di sé c'è questa voce che l'aiuta. Questa voce che io chiamo bussola, possiamo anche chiamarla fiducia in se stessi, fiducia in quello che noi proviamo e sentiamo. Però che cosa succede? Che in chi è poco nutrito, anche se questa voce c'è, tutti ce l'abbiamo, non sempre l'ascoltiamo, perché a volte diventa più forte la voce della fame. E questo succederà anche ad Arabella. E ascoltando la voce della fame continuerà a commettere una serie di errori. Cos'è la voce della fame? Quando una persona non viene amata a sufficienza, dentro di lei si crea un vuoto, che è un altro protagonista della mia favola. E questo vuoto rompe parecchio, perché si fa sentire, ha bisogno di essere placato, è una fame che ha bisogno di essere placata. E allora, anche se c'è la voce saggia dentro di noi che ci guida, molto spesso quello che predomina invece è la fame di questo vuoto. E quello che succederà ad Arabella è che a un certo punto, soprattutto in adolescenza, questa mancanza d'amore diventa così forte che prende sopravvento il vuoto. A un certo punto si manifesta e dice basta, adesso mi devi riempire, io non ne posso più di non ricevere amore e affetto, fai qualcosa. E qui io spiego una cosa che mi succede spesso di vedere nei miei pazienti, che quel vuoto lì, quando uno adolescente non sa bene ancora come fare a gestirlo, lo riempie un po' a casaccio, tipo. Un modo di riempirlo è col cibo. Quindi molto spesso chi soffre di questo disagio ha avuto anche dei disturbi alimentari, quindi non so, si abbuffa, mangia tanto, piuttosto che invece non mangia perché vuole controllare questo vuoto. Nei maschi invece più frequente il bere, il perdersi nei videogiochi, quindi in qualche modo cerco di distrarmi dal vuoto che ho dentro di me riempendolo con delle cose che penso mi aiutino. Solo che queste cose invece non riempiono proprio un fico secco, nel senso che il vuoto invece che diminuire aumenta, e anche se io mi abbuffo di cibo, di alcol, mi stordisco, in realtà questo vuoto dentro diventa sempre più grande e sempre più dominante. E allora a un certo punto questo vuoto che cosa dice ad Arabella? Dice, insomma, adesso basta, mangiare non funziona, bere non funziona, vai a cercare qualcuno che ti salvi da questa fame. E allora lei parte, guidata da questo vuoto che la consiglia molto male, alla ricerca di qualcuno che la salvi. Chi è questo qualcuno? Provate a immaginare, nelle, non so, anche principesse Disney, Cenerentola, Compagnia Bella, chi c'è ancora, Biancaneve, la Bella Addormentata nel Bosco, chi è che le salva? Il principe azzurro, ahimè. Quindi l'insegnamento che passa attraverso queste maledette favole, che spero le aboliscano, è che il modo di queste principesse lì in difficoltà, che meno male che arriva il principe che le tira fuori dalle magagne. E lo stesso pensa anche Arabella, dice qui io devo cercare qualcuno che conosca la ricetta dell'amore, che mi salvi dai miei tormenti, e sicuramente incontrerò un principe che riempirà la mia fame. E così comincia a commettere una cavolata dietro l'altra. Perché? Perché non è guidata dal desiderio, è guidata dalla fame. Quindi quando lei incontra questi principi, io nel libro ne descrivo tre, non è che li valuta e dice ma questo qui va bene per me, mi capisce, capisce i miei bisogni, mi vuole bene, sta con me, mi dedica attenzione. No, appena qualcuno la degna d'attenzione si aggrappa e dice questo è il mio salvatore. E quello là che capisce che lei è fragile
si approfitta un po' di questa dinamica, no? Perché fa comodo a tutti avere lì qualcuno sotto che ti adora. Però questo provoca che Arabella diventa sempre più debole, continua a dare, a dare, a dare, a cercare di soddisfare l'altro per tenerselo lì. E l'altro approfitta un po' di questa dinamica. Perché adesso vi spiego un'altra cosa di come funziona la dipendenza affettiva. Che siccome non sono stato tanto amato, dentro di me ho l'idea di non essere tanto degno d'amore. Non penso veramente di meritarmi l'amore. E quindi che cosa imparo a fare? Imparo a fare o la brava bambina o il bravo ometto, se sono maschio, cioè a non dare problemi, a essere bravo a scuola, a cercare di soddisfare le esigenze degli altri. Quindi che cosa imparo a fare? Che la dipendente affettiva pensa, se forse io sono brava, non do problemi, aiuto gli altri, magari qualcuno mi amerà. Quindi quando lei entra in un rapporto, diventa condiscendente, cerca di soddisfare i bisogni dell'altro, le sue aspettative, e il contesto attorno la rinforza, no? Se sei brava a scuola, benissimo, bravo, i genitori, che brava figlia, non dà problemi, o che bravo figlio, e nessuno si accorge che dentro c'è un vuoto. Allora la dipendente affettiva, anche quando entra in un rapporto di coppia, fa così, fa la brava, cerca di non disturbare l'altro con le sue esigenze, di accontentarsi di quel pochino che gli dà. E così facendo il suo vuoto non si cura. Quindi quello che io spiego attraverso questa favola è che il pensare l'altro mi salverà è l'errore di Arabella. E in questi 3 incontri che lei farà e che io descrivo, ne uscirà sempre più fragile, perché le altre persone, non sono un uomo o una donna, non sono in grado di salvarla, di riempire veramente quel vuoto, e se ne renderà conto fino a un crollo. A un certo punto la protagonista crolla e dice, qui ho sbagliato tutto, sono disperata di nuovo perché neanche il mio principe azzurro riesce a colmare la mia fame d'amore. Allora a quel punto che cosa succede? Che sente una mano che la raccoglie da terra. Questa mano che la raccoglie da terra di chi è? Di una persona che come lei ha sofferto di questa fatica e può capirla. E che le dice che c'è un altro modo per colmare quel vuoto lì che lei non conosce. E insieme affrontano un viaggio in cui lei la porta in questa casa, dove incontro un sacco di altre donne che hanno fatto lo stesso errore, cioè di pensare che tanto un principe le avrebbe salvate. Questo lo metto perché? Perché io faccio terapia di gruppo con queste donne, perché quando iniziano a capire di non essere sole, cioè che ci sono tante donne che si illudono di star bene con qualcuno che la salvi, o uomini, no? La principessa che mi salverà, si rendono conto di essersi illusi. Illusi perché non è questo il modo di star veramente bene, di curare i propri vuoti antichi. E qui insieme a queste donne comincerà a scoprire la solidarietà, che cosa vuol dire l'appoggio, che cosa vuol dire l'amicizia. L'amicizia sana, non quella appiccicosa o quella simbiotica. E questo sarà un passo fondamentale perché sarà già un po' di nutrimento che verrà fornito alla principessa. Fatto questo, poi comincia un altro viaggio di Arabella, che è un viaggio dentro se stessa. Però per fare questo viaggio dentro se stessa non riesce a farlo da sola, perché è troppo sofferente. E allora introduco un altro personaggio che chiamo la riparabussole, che è la psicoterapeuta, che aiuta Arabella a recuperare quella voce, quella fiducia in se stessa che non aveva più ascoltato. Quindi questo che cosa vuole dire? Che quello che succede quando uno va in psicoterapia è proprio questo, cioè non è che lo psicologo tu vai e lui ti dice devi essere o cosa devi fare. Lo psicoterapeuta cerca di farti capire, di far ascoltare te stesso, quali sono i bisogni che tu hai trascurato, che tu non hai visto, perché solo noi sappiamo cosa ci fa bene. E Arabella, pian piano presa per mano da questa riparabussole, trova ad uno tutti gli ingredienti di questa famosa ricetta dell'amore, di questo pane dell'amore, che nessuno era stato in grado di donarle. Quindi, e scopre una cosa importante,
che quegli ingredienti erano già dentro di lei. Lei aveva tutta una serie di risorse e di talenti che non aveva visto e che non aveva utilizzato perché era così preoccupata di cercare fuori la soluzione che non aveva guardato dentro di sé. Quando lei scopre questa ricetta dell'amore è proprio importante, perché? Perché faccio questo esempio molto banale. Se uno è abituato a mangiare sempre la pasta in bianco insipida e pensa che quello sia il cibo, mangia quello, c'è solo quello. Se però un giorno scopre che c'è anche la pasta al ragù e assaggia la pasta al ragù, dice: cavolo, pasta insipida, veramente schifo. Questo perché ve lo dico? Perché quando uno impara ad amarsi, a rispettarsi e sente il sapore di questa cosa e quindi non si abbassa più per nessuno, difficilmente poi ritorna indietro e si adegua a delle situazioni malsane, a dei rapporti che non funzionano o a dei compagni o delle compagne che non amano veramente. Quindi il senso di questo libro è un po' di guidare il lettore verso la scoperta di che cos'è l'amore vero, e l'amore vero soprattutto riuscire a riconciliarsi con se stessi, a colmare noi quel vuoto che anche in Arabella comincerà a diminuire. E poi scoprirete, ma non ve lo dico nel caso vogliate leggere il libro, che il vuoto è qualcosa di diverso da cui lei che lei non immaginava. Cioè, a un certo punto scoprirà che cos'è veramente il vuoto. Questo vi lascio un po' così di mistero, perché i rovini sono la parte più bella del libro. Quindi adesso che lei conosce questa ricetta dell'amore, cosa succede? Che riesce veramente allora a riconoscere i principi veri da quelli fasulli, e quindi quelli che gli offrono le briciole li saluta e inizia a capire quali sono quelli che veramente le vogliono bene. Quindi questo cosa vuol dire? La famosa frase che se ti ami poi riesci ad amare anche l'altro è vero, perché se tu sei troppo affamato ti aggrappi all'altro, se invece ti ami un po' l'altro lo scegli perché ti fa stare bene, non perché ti deve salvare. Quindi questo, raccontato molto, molto velocemente, è un po' il senso del mio libro. Perché l'ho scritto in forma di favola? Vi dico quest'ultima cosa, poi mi piacerebbe che magari mi diciate anche voi qualcosa, qualche anche curiosità rispetto a quello che ho detto. Ho scelto la favola per vari motivi. Uno, perché io ho sempre amato le favole fin da bambina. Mi ricordo che mia mamma che mi raccontava queste favole prima di andare a letto, e in vari periodi della mia vita mi è venuta in mente qualche favola, qualche massima di una favola, di Esopo, di quello, di quell'altro, che un po' mi ha aiutato, perché le favole hanno questa funzione in fondo anche di guida nella società. Quindi l'idea era quella di parlare di un tema faticoso e pesantone, come quello che vi ho detto oggi, in una forma un po' più leggera, perché potesse arrivare a tutti e soprattutto perché potesse risvegliarsi il bambino che ciascuno ha dentro di noi. Quando noi leggiamo una favola è come se un po' l'adulto scomparisse e ritornasse il nostro bimbo, che non è che va via, cioè non è che perché cresciamo noi non abbiamo più dentro una parte infantile, c'è. Ed è anche quella più preziosa e più creativa. Quindi il motivo per cui ho scelto di raccontare attraverso una forma favolistica è questo. E anche perché, e chiudo, la dipendenza affettiva, le dipendenti affettive sono proprio simili a quelle principesse che vi dicevo nelle favole tradizionali, e quindi quelle che stanno lì passive, che gli succedono tutte le catastrofi e devono aspettare che qualcuno le salvi. Allora, l'idea è, no, salvati tu, cioè alzati tu e trova tu delle risorse, che bisogna aspettare il principe che poi non si capisce che qualità arriva, bacia a posto. No, non è un messaggio giusto, no? Il messaggio giusto è che ciascuno deve trovare il suo posto e che anche questo povero principe non deve avere il ruolo io ti porto, è lì al suo fianco e fanno la loro vita insieme. Quindi questo è un'idea, capisco, un poco romantica probabilmente, perché è bello, non immaginato, eccetera, però è un'idea molto più sana di che cos'è l'amore, e secondo me è importante averla in testa fin dalla vostra età.